Carabinieri di Monza per accertare le responsabilità. Un distretto di polizia in ognuno dei 9 municipi italiani e cittadini milanesi. Chiedo scusa, il prefetto Renato Saccone ha dato il via alla nuova organizzazione della Polizia di Stato a Milano. Alberto Carreras. Cambia l'organizzazione della Polizia di Stato a Milano. Nascerà un distretto di polizia in ognuno dei 9 municipi cittadini. La decisione è stata presa dal prefetto Renato Sacconi in accordo col questore Giuseppe Petronzi e i presidenti di municipio. Attualmente i commissariati sono 17 e i confini sono stati stabiliti decenni fa, con una situazione della sicurezza molto differente dall'attuale. Ad esempio, commissariato Garibaldi Venezia, commissariato Città Studi, commissariato Monforte Vittoria. Difficile indicare l'area di competenza di ognuna di queste realtà. Dunque, un distretto, in pratica una mini questura a ogni municipio, sarà sicuramente più semplice da comprendere e avrà una migliore efficacia negli interventi. Le risorse finanziarie e umane avranno una migliore razionalizzazione, una più adeguata copertura del territorio e anche per i cittadini una più concreta semplificazione. La riorganizzazione verrà portata a termine entro un anno al massimo. A Milano sono già operativi 140 nuovi agenti inviati dal Ministero dell'Interno, 70 poliziotti e 70 carabinieri. Ne seguiranno altri nei prossimi mesi. Il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza verrà integrato dalla presenza dei presidenti di municipio. Chi vive in una zona avrà nella sua zona gli uffici di polizia competenti per territorio. Insomma, un primo passo nell'ambito del Patto per Milano Sicura. I reati sono calati del 12% dal 2019 e del 30% in 10 anni, ma gli ultimi episodi di violenze, di aggressioni e le baby gang hanno riacceso l'emergenza.